Nella casa in riva al mare, Maria vide tre cani bianchi e neri. Il bambino scese di corsa dalla scala e vide un gallo e un gatto bianco che passavano per il campo. Quando sentiamo suonare due strumenti musicali, senza bisogno di vederli, distinguiamo un violino da una chitarra, in base al suono che emettono. E addirittura, se prendiamo due strumenti identici, due chitarre identiche fatte nello stesso modo, un orecchio esperto sa distinguere l'una dall'altra perché ci sono piccole differenze, magari sulla stagionatura del legno, sul trattamento che hanno subito. Bene, anche quando sentiamo parlare due persone diverse, sappiamo distinguere l'una dall'altra. Ma la stessa persona, se subisce una variazione del suo stato, ad esempio subisce un urto, qualcuno dà un pugno allo stomaco, oppure ha una patologia, la voce gli cambia in maniera che un microfono sa ben registrarla e un algoritmo di intelligenza artificiale sa ben distinguerla. Quindi dall'analisi della voce possiamo capire distinguere una persona dall'altra, ma addirittura sulla stessa persona distinguere uno stato di buona salute da uno stato di cattiva salute. Ma questo è un sistema che non si vuole sostituire a quelli tradizionali, vuole solo appoggiarli, vuole creare un sistema diverso che lanci un allarme nel caso in cui si veda che la voce, dalla voce si riscontra qualche patologia latente e quindi viene invitato al soggetto a fare l'analisi di rito. Però questo, il sistema della voce, consente di lanciare quel campanello di allarme che altrimenti si potrebbe avere troppo tardi, quando magari la patologia è già in stato molto avanzato. Potrebbe dunque riconoscere magari tutte quelle persone che sono positive. Il coronavirus mi aspetto che funzioni molto bene. Giovanni Saggio, docente dell'Università di Roma Tor Vergata, lei insieme con alcuni colleghi avete dato vita a questo software, questo algoritmo che è in grado di riconoscere se appunto qualche persona soffre di alcune patologie semplicemente dalla voce. Lei ha fatto un bellissimo esempio, vale a dire il nostro corpo funziona un po' come orchestra, ecco, diciamo così. Quindi se c'è qualche strumento scordato, ce ne rendiamo conto. Come funziona esattamente questo algoritmo? Tiene in considerazione il fatto che quando si pronuncia una semplice frase, dall'analisi spettrale o nel tempo o nella trasformata di Fourier, quindi lo spettro dello spettro, vengono fuori un certo numero di parametri che sono possibili contare in migliaia. In particolare abbiamo trovato più di 6.300 parametri da una singola frase. Quindi una frase ha un contenuto molto ricco di informazioni e di questi 6.300 parametri solo qualche unità o qualche decina cambiano in base alla patologia. Quindi vuol dire che l'orecchio umano, che non ha una grande sensibilità, questa piccola variazione di poche unità rispetto a tante migliaia non la percepisce. In realtà uno strumento, quale un microfono e un algoritmo di intelligenza artificiale, riesce a estrarre questi pochi parametri nel mare magnum delle migliaia. E siccome abbiamo visto che patologie diverse cambiano parametri diversi, in base allo studio della voce, possiamo stabilire la persona che sta parlando da cosa è affetto. E quando parlo di patologie che possono riguardare qualunque organo del corpo umano, dai polmoni al cuore, al fegato e così via. Possono riguardare le condizioni in cui uno si trova, quindi se si trova in uno stato febbrile o meno, ad esempio, e possono riguardare l'attività cerebrale, quindi se ci sono problemi neurologici del tipo dell'Alzheimer o del Parkinson. Tutte queste variabili contribuiscono a cambiare, a modificare la voce. In alcuni casi il cambiamento è evidente. Faccio l'esempio del caso in cui una persona raffreddata a orecchio si percepisce che c'è qualcosa che non va, il naso tappato, diciamo così. Ma nella stragrande maggioranza dei casi queste variazioni sono talmente piccole, se giudicate da un orecchio umano, da essere insignificanti. Invece, se giudicate da un algoritmo
predisposto, quindi da quello che si chiama machine learning, cioè un algoritmo che impara man mano che gli vengono dati i dati, allora queste variazioni vengono evidenziate e un report può stabilire il tipo di patologia che la persona presenta. Quando noi sentiamo parlare due persone diverse, le riconosciamo benissimo dalla voce, perché ognuno di noi ha una voce diversa. E questo ci farebbe pensare che in realtà non posso confrontare voci della stessa tipologia, cioè della stessa di persone con lo stesso sesso, con la stessa fascia di età e con la stessa etnia. In realtà, se io faccio le analisi del sangue e un'altra persona con lo stesso mio sesso, fascia di età, etnia, fa le analisi del sangue, non sono uguali, sono diverse anche loro, ma nonostante siano diverse, hanno delle cose in comune, cioè tutti i parametri rientrano in un certo intervallo, quindi il colesterolo deve stare tra un valore minimo e un valore massimo, il pH deve stare tra un valore minimo e un valore massimo, così come i globuli rossi, i globuli bianchi e così via. Quindi vuol dire che nonostante abbiamo analisi del sangue diverse, però entrambi dobbiamo soddisfare certi requisiti, cioè avere i valori all'interno di un certo intervallo affinché possiamo essere considerati come persone sane. Per la voce vale lo stesso discorso, cioè nonostante io confronti due voci diverse, entrambi le voci, se appartengono allo stesso genere, quindi maschile o femminile, alla stessa fascia d'età, perché non posso confrontare un bambino con un anziano, e alla stessa etnia, perché non posso confrontare un caucasico con un indiano, allora se mi metto nelle stesse condizioni troverò che i parametri saranno all'interno degli stessi intervalli per persone della stessa natura. E questa è la forza dell'algoritmo, cioè considerare tutti questi parametri pensando che ognuno deve stare all'interno di un intervallo. Quindi se solo uno o pochi escono fuori intervallo, posso stabilire qual è la causa, esattamente come nell'analisi del sangue. Perché se i globuli rossi vanno fuori di un certo intervallo, il medico sa individuarne la causa. Allo stesso modo la voce. Facciamo un piccolo passo indietro. Com'è nata l'idea? L'idea nasce da una collaborazione che ho avuto con un mio collega indiano, in India, non è un caso che prima ho parlato dell'India, perché loro hanno questa filosofia di vita che è un pochino diversa dalla nostra. Loro considerano il corpo, l'anima, la mente come facente parte di un tutt'uno. Quindi questa cosa veniva quasi naturale parlando con lui, pensando che le espressioni del corpo ci dessero informazioni sullo stato effettivamente di come sta la nostra salute. E la voce per loro è un po' come un riflesso dell'anima, ma in realtà anche noi occidentali abbiamo questo concetto, ma non ce ne rendevamo conto. Faccio l'esempio di quando andiamo dal medico, e il medico ci poggia l'orecchio sulla spalla e ci dice di pronunciare 33, il famoso dica 33. Ecco, dall'espressione 33 che uno dice quando sta dal medico, il medico stabilisce se c'è qualche problema a livello polmonare oppure no. Quindi dall'espressione della voce, dalla vocalità, riesce a stabilire come stanno funzionando i polmoni. Per cui l'estensione del concetto dica 33 ha portato allo sviluppo di questa nuova tecnologia che ha già dato risultati interessanti per diverse patologie. Ecco, mi diceva quindi che è anche stato brevettato l'algoritmo. L'algoritmo è stato, diciamo, l'intero sistema, non semplicemente l'algoritmo, è stato ho fatto domanda di brevetto nel 2012, fino al 2012, poi per le procedure lente che sappiamo burocratiche del brevetto è arrivata l'autorizzazione al brevetto nel 2014, quindi è un brevetto che dal 2014 è effettivo. Ecco, quindi diciamo quali patologie può riconoscere con una massima accuratezza? Abbiamo cominciato la sperimentazione non a caso proprio in India e lì abbiamo valutato in particolare due patologie che in quel paese sono particolarmente significative, mentre da noi fortunatamente non ci sono più. Mi riferisco alla tubercolosi e alla febbre gialla. Allora, nell'esempio della tubercolosi abbiamo misurato 312 pazienti e per 309 di loro abbiamo individuato correttamente la patologia.
quindi una percentuale altissima. Questo criterio poi l'abbiamo portato qua da noi in Italia e da quasi 3 anni stiamo lavorando misurando le voci dei pazienti con Parkinson, affetti da Parkinson, insieme a un medico che è il dottor Antonio Pisani, che è del Policlinico Tor Vergata, dottore molto rinomato nel campo del Parkinson, tant'è che l'anno scorso ha vinto il premio della Michael J. Fox Foundation, che è la fondazione più importante a livello mondiale su Parkinson. Questa fondazione dà premio solo a 2 persone che si sono distinte a livello mondiale e durante l'anno, e uno dei 2 appunto è questo medico col quale ho collaborato. Con lui abbiamo fatto misure di parkinsoniani, ma non di parkinsoniani conclamati, ma dei cosiddetti de novo, cioè parkinsoniani per i quali era stata appena fatta la diagnosi di Parkinson. Quindi vuol dire che non sono persone conclamate, quindi il Parkinson è solo allo stadio iniziale. Ebbene, nonostante abbiamo lavorato con loro, quindi era più complicato fare la diagnosi, è venuto fuori attraverso l'analisi della voce che riusciamo a ottenere una accuratezza della risposta dell'algoritmo pari al 95%, cioè nel 95% dei casi l'algoritmo risponde in maniera corretta, quindi la percentuale è decisamente elevata. Quali potenzialità potrebbe avere l'algoritmo anche in altri campi, quindi anche magari in altri settori? Oltre il Parkinson, che è una malattia ovviamente della mente, abbiamo verificato anche altre tipologie di altre patologie, in particolare con la disfonia, insieme a una collaborazione con la Sapienza di Roma, è venuto fuori lì un'accuratezza del 97%. Abbiamo fatto la stessa cosa per la disfagia insieme all'Università di Genova, anche là le percentuali sono veramente elevate, superiori al 90%. Ma oltre a considerare l'aspetto patologico, che ovviamente è un aspetto sempre un po' diciamo considerato negativo, perché uno sta guardando lo stato di non salute, in realtà questo algoritmo consente di valutare anche qualcosa di aspetto positivo, ossia nel caso ad esempio del pianto dei bambini, dei neonati. I neonati quando piangono non lo fanno nella stessa maniera, se vogliono comunicare un dolore o vogliono comunicare una gioia o un disagio oppure perché hanno sonno, no? Il loro pianto è diverso. Qualche mamma particolarmente sensibile da questo punto di vista, semplicemente ascoltando il bambino sa giudicare cosa questo neonato vuole comunicare. Ecco, mentre lì è più a livello sensazionale, è più diciamo alla sensibilità della mamma, l'algoritmo invece riesce a stabilire in maniera più scientifica esattamente cosa vuole comunicare il bambino. Quindi lì è un aspetto positivo che può essere utile a tanti genitori che magari sono neogenitori, per cui non sono tanto avvezzi a capire cosa vuole comunicare il neonato, quindi un'applicazione di questo genere potrebbe far molto comodo. Allo stesso modo può far comodo un'applicazione del genere a chi è possessore di un animale domestico, quindi un cane o un gatto. Il cane quando abbaia lo fa in maniera diversa, se vuole comunicare contentezza, vuole giocare o ha timore, paura e così via. E l'abbaiare è diverso. Anche qui, dall'analisi della voce, in questo caso abbaiare del cane, possiamo fornire informazioni. E poi altre informazioni possono essere date, per esempio nel caso della valutazione del grado di ubriachezza, cioè il livello alcolico. Ora, noi sappiamo che in questo caso ci sono delle leggi ovviamente che stabiliscono che se il tasso alcolico supera un certo valore la persona non può guidare, no? Non si può guidare in stato di ebbrezza, chiaramente. Ma questa valutazione è fatta sul livello alcolico. Il livello alcolico in realtà non è un parametro effettivamente ragionevole. Perché? Perché alcuni di noi reggono meglio l'alcol, alcuni lo reggono peggio. Se faccio il mio caso, se bevo un bicchiere di vino, già comincio a non stare bene in piedi, no? Comincio a avere la mente annebbiata. Magari un'altra persona ne beve 3 e non gli fa nulla. Quindi non è tanto valutare... Sono uno che invece lo regge bene, quindi magari anche con 3-4 bicchieri sono ancora in piedi. Ecco, allora vuol dire che l'effetto è diverso, quindi
non sarebbe tanto da considerare il tasso alcolico. Certo, la legge qualcosa deve prendere come riferimento e fa bene a considerare il tasso alcolico, ma in realtà non tutti rispondono allo stesso modo all'alcol. Quindi forse sarebbe più interessante valutare quanto cambia la voce, perché la voce dà conto di quanto uno regge più o meno bene l'alcol, perché quando uno è ubriaco comincia a sbiascicare le parole, comincia a rallentare nel emettere le parole e così via, no? Quindi quello è un indice di quanto effettivamente stia dando il corpo risposta rispetto al tasso alcolico. Quindi se noi applicassimo questo sistema a chi deve mettere in moto la macchina, semplicemente la macchina potrebbe interrogare, per così dire, il conducente, fargli dire una frase. Se la frase viene detta nella maniera corretta, la macchina può consentire la messa in moto, altrimenti no. E quindi magari vediamo tante stragi che sentiamo ogni tanto di persone ubriache al volante che mettono sotto dei pedoni. Altra possibilità è nel campo sportivo, perché si fanno controlli a campione sul doping, cioè se un atleta si dopa oppure no, ma sono appunto controlli a campione, perché ovviamente non è possibile pensare di fare l'analisi del sangue o il test delle urine a tutti sempre. Invece il tasso di doping influenza il modo di parlare, perché rende le voci, visto che stiamo parlando di qualcosa legato al doping proprio, cioè rende la voce un pochetto più maschile o un pochetto più femminile, no? Cambia il livello ormonale e quindi la voce cambia. Se la voce cambia, lo possiamo individuare attraverso un'applicazione. Quindi potremmo pensare di fare questa sorta di antidoping per tutti gli atleti prima di qualunque gara. Veniamo un attimo al lato tecnico, no? Quindi l'algoritmo come viene appunto preparato, come viene addestrato, ecco, a scindere chi si trova magari in alcuni parametri normali, mentre chi invece è già oltre, no, quella che viene considerata normalità? Allora, quello che facciamo è il confronto della persona che stiamo indagando rispetto alla media delle persone con riferimento a una data patologia o con riferimento al fatto che possono essere più o meno sane. Mi spiego meglio. Quando dobbiamo valutare, ad esempio, il caso del Parkinson, l'algoritmo non conosce quali sono i parametri che sono fuori range del Parkinson, quindi dobbiamo dare all'algoritmo le informazioni fornendo un certo numero di voci di persone con Parkinson e dando un certo numero di voci di persone sane. L'algoritmo fa il confronto tra i due gruppi, stabilisce quali sono i parametri che nel Parkinson vengono influenzati rispetto alla popolazione sana e quindi una volta che arriverà l'informazione di un nuovo caso incognito che non si sa se è parkinsoniano o meno, l'algoritmo riesce a stabilire, mettere nella casellina corretta, nella casellina del Parkinson o nella casellina del sano, la nuova persona che sto misurando. Veniamo quindi al dato attuale, coronavirus. Potrebbe dunque riconoscere magari tutte quelle persone che sono positive? Il coronavirus mi aspetto che funzioni molto bene con la voce, perché il Covid-19 nello specifico, sappiamo che intacca i polmoni, perché è un virus che si insedia a livello polmonare. Intaccando i polmoni è evidente che l'aria che parte dai polmoni ed esce per poter emettere vocalità cambia sia in quantità che in qualità. Quindi è quasi normale aspettarsi una variazione di voce. Oltretutto, il Covid-19 agisce anche qui in maniera diversa per soggetti diversi, perché per alcuni sono addirittura asintomatici, altri invece reagiscono in maniera gradualmente sempre peggiore, fino addirittura a dover essere intubati e stare presso un'unità ospedaliera. Bene, vuol dire che la voce che viene messa da queste persone cambia in modo proporzionale all'entità della patologia, a quanto la patologia rende problematico l'emissione della voce. Quindi non solo si può stabilire se una persona ha il Covid o meno, ma si può stabilire anche il grado di livello della patologia, perché i medici la distinguono secondo una scala, vanno dal caso
senza sintomi, fino al caso estremo di persona che deve essere ricoverata e intubata. Ecco, questa gradualità l'algoritmo è in grado di distinguerla e quindi può dire non solo se una persona a che grado sta, se sta a livello 1, a livello 2, a livello 3, ma anche durante l'arco di un certo periodo di tempo, quindi l'arco di una settimana, se sta peggiorando, quindi spostandosi a livello 1, al 2, al 3, oppure rimane stabile a livello 1. Ecco, vedendo questo trend, questo andamento, il medico può stabilire se è il caso di intervenire e farlo ricoverare in tempi utili, piuttosto che aspettare che peggiori, per poi magari intervenire quando è troppo tardi. Quindi aiuta sia per discriminare se una persona ha o meno il Covid, sia per capire quando è il caso di intervenire o meno. Non solo, ma georeferenziando l'informazione, cioè misuriamo la persona, una persona che sta in una certa abitazione, perché lo chiamiamo al telefono, e misuriamo la persona che sta il suo vicino di casa, col suo vicino di casa, eccetera, cioè mappando una certa area, possiamo stabilire se c'è un focolaio in una certa zona piuttosto che in un'altra. Quindi stabiliamo non solo se c'è o non c'è il coronavirus, ma anche dove viene geolocalizzato, in che area si trova. Mettiamo caso che io per esempio sono positivo, no? Ma sono anche sintomatico, quindi non ho tosse, non ho nessun problema e ecco, diciamo, parlo anche regolarmente. L'algoritmo se ne rende conto? Sì, perché anche se diciamo l'orecchio non percepisce questa variazione, perché appunto si dice che si è asintomatici, è vero che si è asintomatici, quindi non si hanno effetti evidenti, neanche noi ce ne rendiamo conto, ma il virus comunque è all'interno del polmone, perché se uno ha il Covid vuol dire che il virus c'è. Se il virus c'è, comunque sta lavorando, sta facendo qualche cosa, per cui la variazione di voce sarà lieve, in maniera tale che non viene percepita, ma l'algoritmo la individua, perché comunque c'è una variazione rispetto allo status normale. Ecco, state già quindi lavorando, avete già incominciato a sperimentarlo? La sperimentazione ovviamente va sotto l'egida del comitato etico, cioè ci deve essere un comitato etico che approva la sperimentazione, diversamente ovviamente non si può fare. Quindi abbiamo avuto la disponibilità da parte della ASL di Latina, da parte dell'ospedale dei Castelli intorno a Roma, si chiama proprio ospedale dei Castelli, abbiamo avuto l'interesse da parte di questi due enti e insieme ai rispettivi responsabili scientifici abbiamo scritto il protocollo per la valutazione del Covid attraverso la voce. Questo protocollo è stato sottoposto ai rispettivi comitati etici, stiamo aspettando risposta da loro, perché ovviamente ci muoviamo quando abbiamo l'ok, perché dobbiamo rispettare chiaramente i problemi di privacy, dobbiamo rispettare i protocolli scientifici, no, perché ovviamente io sto parlando da un dipartimento di elettronica dell'università e si lavora in maniera scientifica, quindi rispettando i vari protocolli. Quindi stiamo aspettando che i comitati etici ci diano il via. Allo stesso modo come abbiamo fatto per le altre patologie, come il Parkinson, la disfonia, la disfagia, anche lì abbiamo prima sottoposto la sperimentazione al comitato etico, che ci ha dato parere favorevole. Poi abbiamo informato tutti i soggetti interessati a questa analisi con consenso informato, quindi seguendo tutta la trafila che va seguita. Anche in questo caso abbiamo fatto la stessa cosa, quindi stiamo aspettando semplicemente il via. Una volta che ci daranno il via, potremo partire a misurare le voci anche di persone che stanno a casa, non solo in ospedale. Quindi questo ci dà la possibilità di avere un campione molto ampio. Perché? Perché mentre nel caso delle altre sperimentazioni abbiamo dovuto sentire la voce dei pazienti direttamente con un microfono di fronte a loro, in questo caso non è possibile, perché stanno a casa, non sono raggiungibili, stanno in ospedale, non sono raggiungibili, perché ovviamente sappiamo la pericolosità del Covid, quindi non possiamo entrare in diretto contatto. Per cui possiamo farlo solo attraverso uno smartphone. Ora, lo smartphone non ha un microfono, poi dipende dallo smartphone chiaramente, però i microfoni sono diversi, gli smartphone sono diversi, quindi non possiamo basarci su un microfono noto come abbiamo fatto prima. E per cui mentre prima c'erano sufficienti la misura di 50-60 casi per addestrare il nostro algoritmo,
In questo caso probabilmente non ci basteranno, dovremmo ricorrere a 100-150 registrazioni. Quindi dovremmo aumentare il numero di registrazioni per far fronte al fatto che il microfono non sappiamo di che tipologia è. Qualora quindi qualcuno, ecco, risultasse positivo, qual è l'iter? Viene sempre tamponato oppure si può anche già, diciamo, passare, ecco, ad una fase superiore, quindi a essere per esempio ricoverati? Ottima la domanda, osservazione correttissima. Allora, quello che vogliamo fare noi, siccome è una cosa a livello sperimentale, quindi va testata, io sono convinto del funzionamento perché ho avuto esperienza di altre patologie, ma nel Covid va testata, è chiaro che non possiamo dire alla comunità scientifica siamo sicuri che. Quello che faremo è dire abbiamo il sospetto sulla base di questi risultati scientifici che c'è qualcosa che non va, ma passeremo poi la parola ai medici che faranno il tampone. Cioè noi quello che possiamo fare è stabilire se è il caso di fare il tampone oppure no, che è già un passo molto avanti. Certo, chiaro. Perché oggi in effetti non viene fatto... Ecco, tutta quella problematica di questi tamponi che sono magari... pochi per esempio in alcune regioni, quindi ecco, insomma, dare poi una priorità a chi effettivamente può essere quindi positivo piuttosto che uno che ha semplicemente, non so, raffreddore, tosse, altri sintomi. Proprio così, proprio così. Quindi questo è un passo avanti da questo punto di vista, cioè andare mirati, fare tamponi mirati. Quindi esattamente come il caso che citavo prima, ad esempio del Parkinson, io do l'indicazione al medico, ma poi il medico farà i controlli standard di rito per verificare che quello che ho detto ha un senso oppure no. Come ho già detto prima, nel caso del Parkinson, poi con la verifica a posteriori abbiamo stabilito che il grado di accuratezza della rilevazione del Parkinson attraverso la voce è stato del 95%. Per il Covid dobbiamo trovare quant'è il grado di accuratezza. Però siccome è una sperimentazione che sono convinto porterà risultati interessanti, se saranno confermate queste ipotesi di partenza, come già lo sono state per altri casi, potrà diventare uno standard medico. Quindi siamo in fase di crescita nello sviluppo dell'applicazione per farla diventare uno standard medico. Se riusciremo, per più patologie, non solo il Parkinson, non solo la disfonia, non solo il Covid, ma incrementeremo il numero delle patologie misurate, allora un giorno potremmo pensare di fare un check-up del nostro corpo quotidiano. Oggi noi dovremmo fare, ci dicono i medici, almeno un controllo l'anno. Perché dovremmo fare un controllo l'anno? Perché se c'è un'eventuale patologia in essere, prima si interviene e meglio è, piuttosto che arrivare tardi. E quindi ci consigliano di fare almeno un controllo l'anno. Però non tutti lo facciamo. C'è chi lo fa una volta ogni 2 anni, chi non lo fa mai, chi la fa una volta ogni 3 anni, chi la fa una volta l'anno. Ecco, invece al telefono ci stiamo tutti i giorni. Quindi potremmo pensare che ogni volta che siamo al telefono, un'applicazione ci controlli, sempre mantenendo la privacy, i dati criptati e quant'altro, perché dicevo sempre rispettando le norme del comitato etico, però ci può dare indicazione e dire sto valutando il fatto che da qualche giorno qualche parametro sembra fuori range, forse è il caso magari che ti controlli il cuore piuttosto che i polmoni. Chiarissimo. Professore, io ecco spero che possa andare tutto quanto bene, quindi che insomma possiate procedere, perché sarebbe veramente molto utile, e le auguro quindi di farcela, e al tempo stesso ecco non posso fare altro che dirle grazie per il tempo che mi ha dedicato. Naturalmente aggiorniamoci, quindi ecco, mi farà poi sapere come va. Grazie a lei, sicuramente, sicuramente. In questa fase, qualunque apporto nuovo alla ricerca è secondo me molto importante. E vorrei far notare il fatto che ovviamente tutti diamo un plauso ai medici, agli infermieri, alle forze dell'ordine, ed è assolutamente giusto farlo, e lo facciamo sempre troppo poco perché sono figure importantissime, ma tutte queste persone stanno a nostra difesa, nel senso che cercano di fare in modo che il virus non si propaghi.
ma ricordiamoci che chi potrà fermarlo il virus, quindi chi troverà il vaccino o un sistema di rimedio, un farmaco, qualcosa che bloccherà il vaccino, sono i ricercatori. Quindi diamo voce e spazio ai ricercatori. Soprattutto fondi anche. Soprattutto fondi, perché questa è un'ottima osservazione. Tutto quello che sto facendo insieme con i miei colleghi di VoiceWise, perché il progetto va sotto il nome di VoiceWise, tutto quello che stiamo facendo è per buona volontà. Cioè non abbiamo fondi su cui basarci, quindi lo stiamo facendo con le nostre forze private. Ci stiamo muovendo per quello che possiamo fare, ma ovviamente se arrivassero dei fondi a finanziare questa ricerca andremmo molto più spediti, potremmo ampliare i casi a molti più ospedali e quindi renderlo molto più significativo. Quindi assolutamente sì.